salvo gamer, bentornati sul mio canale. Come potete vedere, oggi parleremo ancora della Nintendo Mini Classic, quindi della NES Mini Classic. Nello specifico, come potete vedere, abbiamo vari controller, sono tutti controller wireless. Uno è un controller della è un um, controller della PlayStation 3, uno è un controller della Xbox One l'altro è uno dei controller della eh, nintendo switch come vedete al centro abbiamo questo scatolino questo scatolino si chiama 8 bit do l'8 bit do è un eh, ricevitore wireless per controlli con controller per, con un firmware apposito per poter collegare wifi eh, wireless alle nostre console Solitamente l'adattatore il il, 8-bit do eh, si trova maggiormente con connessione USB. Infatti, avevo già fatto vedere l'8-bit do sulla, eh, sulla PlayStation Mini Classic. Stesso connettore si può utilizzare anche sulla Nintendo Switch per configurare altri controller sulla Switch o sul PC e così via. Questo, invece, è fatto apposta per la Nintendo Classic Mini. Come sapete,. La porta della Nintendo Classic Mini non è una USB per i controller, quindi la porta qui, le due porte, non sono USB. Hanno un connettore Nintendo apposito, che solitamente, come spiegavo in un mio, in un mio precedente video, sono lo stesso con, eh, connettore che ha il Nunchuck o i controller eh, Nintendo Wii che si collegano al telecomando della Wii, ovvero questo controller. Questo è un. Eh, comparabile diciamo, non è originale, come vedete ha questo tipo di connettore. Questo connettore è lo stesso connettore che ha la Mini Classic, ma è anche lo stesso connettore che ha il controller, il telecomando della Wii, dove appunto si può collegare questo controller o il Nunchuck o altre cose, altri componenti anche tipo la pistola e così via su Nintendo Wii. Se volessimo utilizzare quindi il, un controller wireless sulla nostra Wii e sulla nostra NES Mini, abbiamo bisogno di questo adattatore. Come vedete, l'adattatore arriva nella sua scatolina e all'interno abbiamo il connettore. Quindi l'adattatore, eccolo qua con l'attacco per la Nintendo Mini. Uh, classic, ma abbiamo dentro anche un cavo USB. A cosa serve? Nel caso di 8 bit DO con uh, attacco USB, noi co possiamo connettere il nostro uh, adattatore al PC per alcuni controller tipo il PS3. Il PS3 non si accoppia all'8 bit DO in automatico schiacciando un pulsante d'accoppiamento ma deve essere accoppiato tramite pc con un software apposito che ovviamente poi vi farò vedere essendo che l'adattatore per nintendo eh, classic non ha l'attacco usb ma ha l'attacco apposito per nintendo classic viene dotato di cavetto usb per attaccare l'adattatore al pc in modo da poter effettuare comunque questa procedura per i controller playstation 3 Mentre per quanto riguarda i controller Nintendo Switch e Xbox One, si collegano automaticamente all'adattatore con la funzione di accoppiamento premendo gli appositi tasti. Per il Nintendo eh, Switch è questo, per l'Xbox One è questo qua nel retro, questo è il tasto di accoppiamento. Questi controller sono in grado di collegarsi direttamente all'8BTDO con l'apposito tastino di accoppiamento dell'adattatore stesso quando collegati nella console. Questa cosa, però, come dicevo, non è fattibile per il controller PlayStation 3, che invece deve essere configurato tramite PC. Ovviamente, la configurazione tramite PC del controller PS3 è necessaria solo la prima volta. Una volta accoppiato il controller all'adattatore 8 bit DO, non è necessario ripetere l'operazione ogni volta e rimane accoppiato. Quindi ogni volta che io accendo la console, schiaccio il tasto P sul controller e il controller si connetterà all'8 bit DO. Ovviamente se quel controller lo usassi su altre console o lo collegassi al PC o altra roba verrebbe tolto l'accoppiamento quindi dovrei ripetere la procedura per l'8 bit di o ora vi faccio vedere nello specifico come funziona ovviamente vedete che eh, la mia eh, la mia console eh, voi non la vedete vedete solo il led rosso la mia console è già accesa quindi in sostanza questa procedura andrebbe fatta con console spenta si inserisce l'8 bit do e si riavvia la console attendendo che sia accesa quando è accesa si accoppiano i controller quindi adesso spengo la console e la riavvio ora che la console è spenta per prima cosa inserisco l'adattatore nella console stessa quando l'adattatore è inserito schiaccio il pulsante power e riavvio la console ecco qui la console è accesa ora partiamo con il controller adesso sposto questi e partiamo con il controller della xbox quello che fate è accendete il controller quando lampeggia schiacciate il tastino di accoppiamento dietro vedete che lampeggia più veloce e schiacciate il tastino di accoppiamento sulla 8 btdo dovreste vedere flashare velocemente il led anche sulla 8 btdo Ecco qui, ci mette qualche secondo come avete visto, ma una volta che il pulsante Xbox diventa fisso, vuol dire che siamo collegati all'8BTDO. Quindi, se io adesso iniziassi a toccare tasti, come vedete, io faccio funzionare la mia console. Se volessi lanciare un gioco, ovviamente, nel conto, dovevamo. Seguire la combinazione tasti del controller Xbox, quindi schiacciamo il B. Apriamo una cartella. Come sapete, ci mette un po' di tempo perché la, X, la, Play, la Nintendo Classic è comunque un componente anche se al cavo OTG, nonostante io abbia inserito una chiavetta USB 3.2, non è il massimo della velocità. Questa è la mia cartella di giochi. Prendiamo un gioco a caso. Quindi ho aperto una cartella a caso e adesso avvierò un gioco a caso, eh. E avvio il gioco sempre schiacciando la B, eh. Ripeto, la combinazione di tasti varia in base ai eh, controller, eh. Come vedete il controller funziona alla perfezione, quindi adesso torno al menu, ecco qui, è tornato al menu come avete visto, ci mette sempre un po' di tempo anche a uscire, come abbiamo già visto nei precedenti video abbiamo l'iconcina sotto con il più che vuol dire schiacciare il tasto in giù per poter salvare, quindi A per salvare, in questo caso è la B sul controller della eh, Xbox One. Ovviamente poi vi farò vedere su PC eh, anche eh, le guide, perché ovviamente ci sono le guide, quindi vi dirà anche le combinazioni di tasti per i vari controller. E questo è come funziona il controller della Xbox One. Come vedete funziona perfettamente, non ha nessun genere di problema. L'unica cosa sono i tasti che sono un attimino diversi rispetto ad utilizzare un controller della Nintendo o un altro controller quale quello della PlayStation. Però basta sapere la combinazione di tasti e si riesce ad utilizzarlo perfettamente ora stacco la batteria di questo controller così riesco a disconnetterlo e dovrei riuscire a connettere già il controller della uh, Nintendo della Switch anche senza uh, riavviare la console adesso provo Li sta flashando veloce qui c'è scritto sulle istruzioni bisogna tenere premuto per 3 secondi il tasto di accoppiamento ed ecco qua. E questo è già accoppiato. Come vedete, l'accoppiamento è ancora più veloce su questo. Ecco qua come vedete funziona. Posso sempre avviare lo stesso gioco, anche qui bisogna guardare ovviamente la combinazione tasti, eh. E qui bisogna attendere comunque che torni alla pagina principale della console. Come avete visto, anche il controller della Nintendo Switch è facile da accoppiare e funziona perfettamente. Il, eh, il controller della Switch, come sapete, la Switch ha due controller laterali, non si possono collegare tutte e due insieme. Quindi, bisogna, si può usare un controller solo, quindi, bisogna solo. Attendere e collegare un controller per collegarlo, avete visto, è molto semplice. Tasto di accoppiamento 8 bit do e tasto di accoppiamento sul controller per 3 secondi. L'accoppiamento, avete visto, è molto, molto veloce. Ora attendiamo che torni la console alla pagina iniziale, ma nel frattempo possiamo già eh, provare la connessione con l'ultimo controller. E quindi andiamo a prepararci per il controller della playstation 3 a questo punto eh, invece di attendere che la console torni alla home la spengo perché stacco la 8 bit do dalla console eccoci sul pc come vedete io ho già tolto l'adattatore dalla eh, console inserisco il cavo usb nell'adattatore Eccolo qua. E poi attacco l'adattatore al mio PC. Altra cosa che dovete considerare è che il controller PS3 innanzitutto deve essere l'originale PlayStation 3, non quelli marchiati PlayStation, Sony PlayStation 3 che si trovano nuovi compatibili, perché comunque non sono gli originali PlayStation. Gli originali Sony PlayStation sono gli unici che riuscirete a copiare con l'8 btdo perché quelli eh, compatibili, per renderci conto, questo controller effettivamente è ufficiale PlayStation, marchiato PlayStation, rilasciato per la PlayStation 3 e tutto, è marchiato Sony, è fatto uguale identico al suo controller originale, ma non è vero originale Sony. Cosa comporta questo? Che non riuscite ad accoppiarlo al, al 8B di perché quando cercherete di collegare quel controller al PC verrà riconosciuto un firmware diverso perché il firmware interno non è uguale a quello ufficiale della Sony e quindi verrà riconosciuto come se aveste collegato al PC un qualsiasi controller eh, wireless, compreso un controller Xbox. E quello che succederà è che verrà configurato in automatico su Windows e non lascerà la possibilità di configurarlo con l'8bitdo. Quindi deve essere per forza il controllo originale quello che si compra con la console o quindi originale marchiato scatolato Sony. Una volta che abbiamo il nostro controllo originale e abbiamo il cavo USB del controller per attaccarlo al PC, possiamo andare sul sito ufficiale, scarichiamo quello che serve e poi colleghiamo i due componenti al PC. A schermo vedete, questa è la pagina Amazon del 8BTDO per NES. Potete cercarlo dovunque, ovviamente ci sono prezzi dif differenti e così via. Io vi darò il link di questo che è quello che ho trovato su Amazon e io stesso l'ho comprato da Amazon. <coughs> Queste sono tutte le pagine ufficiali della 8BTDO. Questa è la guida completa per tutti i controller. E queste sono le varie guide che si trovano sul sito per diversi tipi di controller. Un controller supportato di sicuro che io non ho menzionato è il Switch Pro Controller. Io questo controller non ce l'ho, quindi non ho potuto far la prova. Se avete un controller Switch Pro, potete collegarlo, ma deve essere lo Switch Pro ufficiale. Io ho uno Switch Pro non ufficiale con LED e così via. E quello non si collega, fa la stessa cosa che fa il controller non ufficiale della PlayStation 3. Qui è per collegare i Joy-Con controller, quindi il controller della switch. Qui, come vedete, vi dà anche le combinazioni dei tasti. Come vi dicevo, eccolo qua. E qui è come collegare il controller PS3. Allora, una cosa che voglio andare a vedere nella guida mi sembra che ci sia. Adesso vado a guardare tranquillamente scorrendo. Questo è un PS4 PS3. Questi sono controllers proprio disegnati per 8 bit di o che si trovano in giro senza problemi, sono tutti in, uh, in, um, in wireless, ovviamente. Si può collegare anche il controller Wii. A questa uh, con questa funzionalità. Questo è il Wi Pro, e adesso voglio andare a vedere il controller del a quanto vedo, aspettate un attimo che cerco perché deve esserci anche la spiegazione per il controller del uh, Xbox One che si collega e funziona, e quindi ci devono essere le istruzioni. Eccolo qua, l'ho trovato. Adesso questo, ovviamente, tutti questi link ve li metterò nella descrizione del video. Quindi avete, la avete i link alle istruzioni di accoppiamento e eh, ma mapping dei, dei pulsanti per il controller che stiamo utilizzando oggi. Eh? Quindi, questo è quello dell'Xbox. <coughs> Come vedete, andando giù abbiamo il collegamento per la PlayStation Classic e il mapping per, per la playstation classic ora come vi dicevo andiamo al controller PS alla, data alla connessione per ps3 quindi dovrebbe questo qui è joycon e questo è playstation 3 playstation 3 qui eh, questo kit si può utilizzare anche su android come vedete eh, quindi android e tante altre cose macOS e così via. Qui è PlayStation Classic. Come vedete, vi dice di visitare questo link per scaricare ed avviare il PS3 Pairing Tool. Perché? Come vi dicevo, deve essere accoppiato tramite PC. Quindi ora eh, vi farò vedere come si accoppia. Innanzitutto, ovviamente schiacciate questo, cliccate su questo link e eh, scaricate il software per Windows. O Macos. quindi eh, in questo caso, ovviamente, io scarico per Windows, eh? quindi schiacciate su Windows e lui vi scarica l'applicazione, vi scarica la cartella. Come vedete, è una cartella compressa, quindi andrà aperta, destro del mouse e decompressa. Io, ovviamente, ce l'ho già sul mio PC, quindi adesso vi ho fatto vedere come scaricarlo. All'interno della cartella ci sono questi file, readme, e questa è la cartella dove abbiamo dentro il software e i driver del controller. E I driver sostanzialmente non dovreste avere la necessità di installarli voi perché si installano quando collegate il controller. Poi vedremo come fare. Eh, altra cosa importante potrebbe essere che su alcuni PC. Eh, non vi faccia eh, installare i driver del controller da Windows perché avete la firma dei driver attivata con Windows. Qui ci sono le guide, c'è cioè una piccola guida con anche un README, quindi step by step per disattivare la firma driver del, di Windows. Eh, ma io ho già cercato un qualcosa in italiano per voi, quindi una piccola guida eh, in italiano che ovviamente vi linkerò anche lei alla descrizione del video quando attaccate il controller se non riconosce la firma driver potrebbe non lasciarvelo installare quindi poi non riuscite a copiarlo con l'8btdo a quel punto dovrete disattivare la, eh, la, il controllo della firma dei driver e questo è come si fa su Windows 10 se voi aveste altri sistemi operativi potete andare a cercare come eh, rimuovere la firma driver dagli altri, dal vostro sistema operativo e sicuramente trovate una guida online. Tornando a noi, una volta scaricato il pairing tool, se tornassimo alla guida, vi dice di eh, collegare l'adattatore al, eh, al PC e connettere il vostro controller via USB al PC e dopodiché quando sono tutti e due connessi e riconosciuti dal sistema schiacciare il pulsante pair una volta che il pair è completo si può rimuovere eh, il, il controller e l'adattatore dal pc e inserirli nella vostra console avviare la console e iniziare a utilizzarli tranquillamente quindi ora ovviamente vi faccio vedere come si fa sul pc abbiamo scaricato il software io la cartella Ovviamente ce l'ho già sul desktop. Eccola qua. Questa la chiudo, tanto non mi serve. Questa è la mia cartella estratta che avevo già lì. Io non ho bisogno di disattivare la firma driver perché l'ho già dovuto fare, quindi è disattivata. Apro la cartella dell'8 btd.o. Avvio il tool. Come vedete qui c'è Insert Retro eh, Receiver, Insert PS3 Controller. Il tasto per se ci vado sopra non mi dà nulla per il momento. Non darà nulla finché non avrà riconosciuto entrambi i componenti. Quindi iniziamo a collegare il nostro 8BTDO al PC. Ho collegato il dispositivo al PC e schiaccio il pulsante di accoppiamento dei Bluetooth. Deve iniziare a fare come andare in accoppiamento per installarsi correttamente. Se non dovesse riuscire a collegarsi, quello che potete fare è scollegarlo nuovamente, premere il pulsante di accoppiamento e mentre tenete premuto il pulsante reinserirlo eccolo lì come vedete adesso è, apparso, è scomparso il pulsante qua vuol dire che è riconosciuto dal sistema quindi l'8 btdo è stato riconosciuto e il primo passo è stato fatto quello che facciamo adesso è andare a collegare il nostro controller quindi colleghiamo il cavo al controller playstation Inseriamo l'USB del controller PlayStation nel nostro PC e appare in automatico questa finestra. Ecco perché vi dicevo: se il controller è originale Sony PS3 e funziona tutto correttamente, non dovrete voi installare i, manu i driver manualmente per il controller, ma vi darà direttamente questo. Quindi schiacciamo Next, 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 install. Finish. Come vedete anche il tasto PS3 è disabilitato, non è più bianco. E infatti se passo sopra a Per si illumina, mi dice che è cliccabile. Quindi ha riconosciuto sia l'8BTDO che il controller e mi dà la possibilità di schiacciare il tasto Per. Come vedete qui l'accoppiamento è velocissimo. Schiacciate il tasto Per due secondi e gli dice Per. Ok, quindi accoppiato correttamente, date l'ok, okay, chiudete il software perché non vi serve più, chiudete anche la cartella, staccate tutto dal vostro PC e vi rispostate sulla console. Una volta vicino alla console ricollegate l'adattatore e riavviate la console. Non toccate niente ancora sul controller, lo lasciate spento finché la console non è completamente avviata. Una volta che la console si è avviata, schiacciate il tasto P sul controller. Ecco qua. Vedete che si accende il LED numero 1 di accoppiamento. Quindi è fisso, ed è già accoppiato al nostro ricevitore. Come vedete funziona perfettamente. Ora posso scegliere un'altra cartella, sempre della stessa console. Siamo in Siga, eh? quindi avevo avviato Siga come avete visto. Ovviamente funziona con qualsiasi retro console, compresi i giochi originali Nintendo. Una volta che avete accoppiato un controller wireless con l'8BTDO, lo potete utilizzare per qualsiasi console stiate utilizzando nella vostra NES, che siano giochi NES o che siano giochi di eh, retro gaming che stiamo emulando. Come vedete il controller funziona alla perfezione. Adesso io ovviamente non mi ricordo come uscire, quindi qua. Come vedete il controller funziona alla perfezione. Ovviamente poi dovete studiarvi la combinazione tasti per uscire e così via dei giochi. Sostanzialmente per uscire dai giochi è select start, apre il menu retro arch dai retro games ovviamente e potete tornare poi a questa, alle pagine di selezione dei giochi. Quindi utilizzate il controller come utilizzaste, come utilizzereste il controller ufficiale il NES collegato via cavo. Il controller funziona allo stesso modo, cambia, come vi ho detto, la combinazione tasti, quindi dovete vedere tramite le guide che vi ho mostrato online a cosa corrispondono, quindi qual è il mapping dei vari tasti del controller che state utilizzando. Questa è un'ottima soluzione per la Nintendo Mini, per utilizzare i vostri controller eh, wireless potete utilizzare una vasta gamma di controller come avete visto, io ho provato un PS3, un Xbox One e un controller, eh, un Joy-Con della eh, Nintendo Switch eh, potete utilizzare il Nintendo Switch Pro Controller, potete utilizzare il controller della Nintendo Wii ci sono dei controller già eh, creati dalla 8BTDO come avete visto nella pagina della 8BTDO quindi sono controller già appositi con vari design, Nintendo Super Nintendo, Nintendo e così via c'è un po' di tutto, potete utilizzare un po' di tutto con l'8BTDO potete guardare bene sul sito quali siano tutti i controller compatibili o anche solo eh, googolando eh, una ricerca potete vedere quali siano i controller compatibili con l'8BTDO ovviamente non tutti i controller lo sono ma una bella vasta gamma di controller, quelli che ho io, per esempio, posso utilizzarli quasi tutti eh, nel caso di Switch Pro e di PlayStation 3. Vi raccomando, solo controller originali perché gli altri non si riescono ad accoppiare. Spero di avervi dato una spiegazione chiara di come funziona l8 O e di quali siano le potenzialità di questo adattatore. E spero di avervi fatto un video gradito, un tutorial gradito. Se avete domande potete inserirle nel, nel video, quindi potete chiedere direttamente dal video di YouTube o potete tranquillamente registrarvi al mio canale Telegram, il cui link è sempre nella descrizione di ogni mio video. Quindi potete entrare a far parte del nostro gruppo Telegram. Siamo non tantissime persone, ma ci sono eh, già un paio di ragazzi che si danno molto da fare per rispondere a tutti. E per aiutarmi a gestire eh, le, le vostre domande, eh, quindi siamo un piccolo gruppetto ben affiatato per alcuni membri. Se avete domande, basta che vi registrate lì e andate a chiedere, non, non ci sono problemi. Eh, se vi fosse piaciuto il video, un bel like, iscrivetevi al mio canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i miei tutorial. Siamo oltre ai 100 tutorial allo stato attuale quindi. C'è parecchia roba sulla mia, sul mio canale YouTube. Vi ringrazio per aver seguito questo tutorial e auguro a tutti una buona serata.